Ciao ragazzi, qua ZV, quest'oggi in qualità di giocatore. Giocatore del Cassina Nuova. Per fare questo video abbiamo messo tutto in sicurezza, anche per dare un messaggio positivo a voi. Detto ciò, allora vi faccio vedere un pochino i ragazzi. Fai che vedere, sono ragazzi, dei ragazzi comunque del 2004, sì. Però 2004 che giocano a calcio e che comunque sono anche molto più forti di me. Ho paura addirittura di non riuscire a resistere tutto un allenamento. Ovviamente non posso giocare con gli occhiali. Quelli che sono miopi come me sanno, quando non metti gli occhiali per tanto tempo poi ti fa male la testa. Io ho lasciato il gioco del calcio anche per questo motivo, perché io finivo le partite e avevo un sacco male la testa. Giramenti di testa. Esatto. Detto ciò, adesso andiamo a fare due chiacchiere con il mister, che mi prenderà sotto la sua ala. Ragazzi, prima di iniziare, un bel like e una bella iscrizione. Non vi costa nulla. Iscrivetevi. Eccoci qui, siamo con il mister Piccirillo. Tu da quant'è che fai il mister? Ho i miei 59 anni e almeno 53 anni che sono sui campi di calcio. Ci ho giocato fino ai 35 anni e poi dai 35 fino adesso ho fatto l'allenatore. E questi ragazzini quindi li hai cresciuti tu? Il direttore tecnico mi ha detto: dammi una mano 15 giorni per inserire il nuovo allenatore che c'era, che era un ragazzo giovane, e quei 15 giorni sono diventati 8 anni. Sono rimasti. Oggi che allenamento ci farai fare? Purtroppo stiamo vivendo questa situazione del Covid, non possiamo fare calcio vero. Ci dobbiamo anche noi reinventare un po' gli allenamenti. Lavoreremo su tecnica, circuiti, su situazioni che non devono avere nessun tipo di contatto. Detto ciò, ovviamente io ti chiedo di guardarmi con attenzione, perché poi vorrei i voti alla fine. Ok. Ok? Sinceri, da questi voti poi io magari voglio rimettermi in gioco. Mister, se c'è da sgridare, senza preoccupazioni, bene. Se c'è da urlare, se c'è da farmi fare i giri di campo extra. Sì. Vabbè, allora incomincio a correre. Va bene, grazie mister, allora iniziamo. Buon allenamento, raga, adesso lo vediamo tutti insieme. Allora, ben ritrovati, mi presento, abbiamo qua un nuovo ragazzo in prova del 2004. 2005. Allora, ci mettiamo là due file, una da 6 e una da 5, uno esterno al cinesino, gli altri interni ai vari cinesini, il percorso avanti e indietro. Vai, iniziate! Allora raga, 1, 2, 3, 4 postazioni, uno per il pallone al cinesino, si comincia lateralmente il movimento, esco, interno piede sinistro, interno piede destro, e noi quando sta arrivando diamo la palla al compagno. Vai Giulio, via! Adesso facciamo lo stesso lavoro, sempre con corsa laterale. Esco con la gamba destra avanti e di testa gli schiaccio la palla, non bassissima, altezza giusta. Ci siamo? Via! Esci con la gamba destra. Bravo! Ci avviciniamo, sempre corsa laterale. Interno piede destro, tac, hop, hop, tac. Via! Adesso palla, si va a attaccare, noi saremo, noi tre, a ogni gruppo. Terzo tempo, vado su, salto di testa e restituisco il pallone al compagno che me l'ha alzata. Via! Bravo, va bene. Ora! Gruppi da 4, Gabri dove sta andando lo sa già, uno lì, Sere mettiti lì, tra quei cinesini, Luca tra i cinesini, Erion qua, due qui, Antonio qui con Erion. Il lavoro da fare è... Si fa l'1-2 sempre col cinesino che è l'avversario. Pallone a me, vieni, controllo a seguire, mi giro, doppio scambio, chiudo l'1-2, palla, controllo orientato, vai da Giulio. Ridagliala, chiudi il triangolo, così. È chiaro? L'abbiamo capito? Dai, via! Palla aereo. Controllo, vai da Antonio. 1-2, Anto. Dai, te la ridà, chiudi il triangolo, così, perfetto. Ah, è meglio se stop. Oh. Vai più lontano. Ho fatto un attimo fatica con l'esercizio, però ci sono. Volete andare a bere? Sì.
Dai, 3 minuti, faccio partire il cronometro. 3 minuti fa 30 flessioni, eh. Allora, mister, com'è? Io sei cotto, Anto? Sono cotto. Sei cottissimo. Però mi sto impegnando veramente. Sì, no, sì. Ho visto due esempi, poi ho capito. Perché all'inizio non capivo la palla. Tenevi la palla. Comunque, dai, Sere, tu mi stai vedendo un po'? Io sì, ma io questi esercizi qui li faccio da una vita, quindi posso farli anche ad occhi chiusi. Io li provo a casa prima con lui in corridoio, no? Per vedere se vanno bene o no. 13, per il resto, raga, sono curioso 12, di vedere i tiri. 10 secondi, 9. Spero di non floppare 8, definitivamente. 6, nel frattempo un bel 6, like e una bella iscrizione, raga. 8, e commentate qua sotto 3, in quale squadra 1, giocate. Postazione uguale identica prima, veloce. Io sono 3 mesi che non alleno, sono carico, avete sbagliato a capire oggi. Io arrivo in questo modo. Lo scambio è all'interno adesso, sempre. Palla a Sergei. Qual è il lavoro che deve fare in questo caso Sergei? Scegli dove metterti, quindi guardo, carico e già mi defilo dalla parte giusta per andare verso di lui. Ci siamo, dai, iniziamo. Ti defini laterale, ok. Uno di dentro, Antonio, sempre il cinesino, sempre lontano dal cinesino. Raga, un metro dietro, un metro fuori. In modo che ti arriva il pallone in questo modo, io vengo di fronte a te, dai, e te la metto qua in mezzo. Dai, forza. Va bene, raga, venite qua. Oggi col fatto che abbiamo le riprese abbiamo un po' fregato, perché c'è magari la ripresa dopo, io la vado a vedere. Io queste qua le vado a vedere a uno, vengo a casa insieme a voi, mi sediamo lì, mi offrite la cena e ci riguardiamo il filmato e vi faccio vedere gli errori. Queste lunghe soste non sembra, ma ci atrofizzano un po' il cervello. In questo ultimo esercizio dove c'era addirittura anche la visualizzazione, guardare, devo collegare, scarico, sapere da che parte devo andare, passaggio, questo gruppo era un mini strone. Erio, ma le partite come le vinciamo? Solo coi piedi? 2-3-0 a volte. 2-3-0 magari farei la firma. Come si vincono? Solo coi piedi? No, soprattutto con la testa. Oh, questa se l'era studiata, ragazzi. Va bene, stiamo di là che abbiamo il pallone. Ultimo esercizio, ho fatto un casino io. Sì, mi sono bloccato mentalmente. Vabbè, però adesso vediamo i tiri. Anche. Vediamo se mi rifaccio. Questo è il tuo punto forte. Soprattutto quella porta lì dove ricordiamo che la top 10 del 2020 è stata devastante. Sono tutti contro quella. Vieni qua, Marco. Ma la rivincita però la voglio. Adesso sono i tiri in porta. Scrivete qua sotto nei commenti se secondo voi ZV in versione bomber del Cassina Nuova riuscirà a farmi gol nei tiri. Andiamo, raga. Andiamo avanti con i rigori. Fischio io. Che c'ho il piede a pezzi. Hai parato da me. Aspetta. Come volo. Vai tesoro! Grande Marco! Sali! Marco! Via! Mamma mia, raga! Ma che cazzo! Dai, pagliaccio, vieni qua! Vai, Leva! Andaschi! 3-0, blu! Fagli cucchiaio, dai. 3-1. C'è Romelu. Sali. Romelu. 4-2. Vinto la mossa dell'airone. No, 5-2, airone, pagliaccio. 8. Guarda. Di Mario. Madonna. 6-3. Sì, ma dai, ma centrali siete degli 6-4. Ah! 7-4. Bravo Adria, 7-5. Marti, vuoi fare il pallonetto?
Aspetta, abbiamo vinto noi, Erion, noi tre, poi Coba. Allora, mister, devo essere sincerissimo. Media voto di tutto l'allenamento, di tutto il gruppo, tenendo conto che era un po' che era fermo e quant'altro, io darei un bel 8. Il voto ad Antonio è 7, sufficiente. Impegno e a livello di tenuta, non abbiamo spinto molto, però si è mai dovuto fermare, quindi ha tenuto a livello atletico. E poi invece, vabbè, ci ha messo un attimo a capire i vari esercizi. E mi prendereste in squadra? Squadra sì, con questo numero, che vuol dire in panchina ovviamente. Ma è il mio numero però preferito. E lotterei per guadagnarmi il posto. Però, insomma, perché tutta la parte su cui secondo me sono più forte, ossia giocare la palla, dribbling, queste cose qui, purtroppo non si è potuta fare. No. Ma sono disponibile a provare a guadagnarmi il posto. Io ringrazio il Cassina Nuova per avermi dato questa opportunità di allenarmi. Mi impegnerò e mi allenerò ancora di più per fare sempre meglio. E speriamo più avanti di poter fare una partitella. Io vi saluto, grazie ancora a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.